si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati soprattutto al nostro appuntamento quotidiano e pomeridiano, direi, di Tada, che vi tiene compagnia ogni giorno in diretta dalle 17.15. In questo giovedì affronteremo come tematica principale il mondo dell'artigianato, ma fermiamoci un attimo a pensare. Quante volte nel nostro quotidiano siamo alla ricerca magari di un calzolaio, di un vetraio, di un marmista, di un pellettiere, di un falegname oppure di un orafo? E quante volte troviamo proprio anche tanta difficoltà nel cercarlo? Insomma, questo è un po' un indice, un indizio che ci fa capire che il mondo dell'artigianato sta per scomparire, soprattutto anche qua nella nostra Italia, nella nostra Toscana. La puntata di oggi è proprio fatta per valorizzare questo mercato, ma anche per scoprire che realmente non sta scomparendo, anzi si sta sempre più innovando. Quindi scopriremo anche tutte le innovazioni, ma soprattutto anche l'importanza di collaborazioni con aziende di grande ricerca che quindi vanno sempre a sollevare la nostra artigianalità, soprattutto appunto toscane, delle botteghe anche antiche. Sono qua a ricordarvi che il nostro Tada è interattivo con tutti voi, potete scriverci alla nostra email di riferimento tadasenzaaccento@rtv38.com oppure al nostro numero WhatsApp 333 8066 116. E durante tutto il corso della puntata potete scansionare il QR code di riferimento che trovate appunto anche adesso sovra impressione e farci delle domande. E io insieme a tutti i nostri ospiti saremo prontissimi a rispondervi. Appunto, come dicevo in precedenza, parleremo proprio di tutto ciò che è il mondo dell'artigianato, ma soprattutto anche delle grandi collaborazioni tra artigianati ed aziende. E di questo inizierei proprio a parlare insieme anche al pellettiere Moreno Fabbri, perché comunque il mondo della pelletteria è un mondo molto antico, come un po' anche la vostra storia. Quindi partiamo un po' dalla vostra storia, che parte veramente tanti anni fa. Sì, noi, la nostra ditta, costituito la ditta nel 1985, partendo come un piccolo artigiano, un tagliatore di pelle, e poi innamorarsi di questo lavoro e avere l'ambizione di andare avanti e voler fare sempre nuove cose ha portato poi nel tempo a sviluppare un'azienda che ha, diciamo, a oggi una capacità di fare tutto il prodotto, non solo il taglio. E soprattutto un'azienda che si rifà alla tradizione, ma con tanto di innovazioni. E noi abbiamo preparato anche un servizio che va un po' a riassumere la situazione attuale del mondo dell'artigianato con tanto anche di innovazioni. Quindi guardiamolo insieme. Appena un lustro fa non era inconsueto che un padre dicesse ad un figlio adolescente: ti mando a bottega, cioè ti mando ad imparare un mestiere. Che fosse un mestiere d'arte come oreficeria, ceramica, liuteria, sartoria, restauro o invece uno più quotidiano come l'idraulico, il falegname o il fornaio, il lavoro artigianale garantiva un futuro. Oggi i giovani trovano poco attrattivo e remunerativo un mestiere d'arte nel quale si mette in gioco la creatività. Figure con competenze sempre più preziose in un'epoca in cui lo standard sembra essere la norma. E anche addio a calzolai, corniciai, fabbri, falegnami, mestieri di un tempo che sembra lontanissimo. Le ragioni sono molteplici: la concorrenza della grande distribuzione del commercio online, il cambio di abitudini perché ormai, anziché riparare, si butta e si ricompra, oltre al caro affitti e al caro tasse. Così sempre più fondi chiusi nelle nostre città e sempre più artigiani che rinunciano senza trovare nessuno disposto a rilevare la loro attività.
Negli ultimi 10 anni è scomparso il 20% degli artigiani, un calo che ha colpito tutti i settori, sia quello artistico sia l'artigianato del nostro quotidiano, in grado di eseguire un intervento di riparazione presso la nostra abitazione, perché le professioni manuali, confermato anche dalla CGA di Mestre, attraggono sempre meno giovani, portando ad esempio il divario nazionale tra il numero di avvocati e quello degli idraulici a 237.000 contro 180.000. Una tendenza nazionale, ma un'emorragia professionale anche in Toscana, che conta la scomparsa di un artigiano su 4. Basta osservare con attenzione i quartieri di periferia e i centri storici per accorgersi che sono tantissime le saracinesche abbassate. Un segnale inequivocabile del peggioramento della qualità della vita di molte realtà urbane, perché queste microattività conservano l'identità di una comunità, oltre a preservare e promuovere le antiche tradizioni del saper fare tutto nostrano, un patrimonio inestimabile di preziose conoscenze e competenze. Però non tutti i settori artigiani hanno subito la crisi, perché aumentano quelli legati al benessere, acconciatori, estetisti, tatuatori e dell'informatica in senso lato, passando per l'alimentare, gastronomie, gelaterie e pizzerie per asporto, soprattutto nelle città ad alta vocazione turistica, mentre il comparto moda pelletteria sta affrontando una nuova crisi. Oggi sulle oltre 340.000 imprese, quasi 100.000 sono artigiane, circa il 29% del totale, dati che rivelano l'importanza dell'artigianato in Toscana, ma che non riescono a prevedere cosa succederà nei prossimi anni. Ecco, quindi abbiamo sentito del mondo proprio della pelletteria che ha una nuova crisi. Ecco, lei lo conferma questa seconda crisi? Sì, purtroppo ormai da più di un anno il nostro settore è coinvolto in una crisi che non è esclusiva del nostro settore, ma comprende tanti altri settori legati alla moda e non solo alla moda. Molte aziende sono in difficoltà in questo momento, hanno fatto utilizzo di cassa integrazione, alcune sono arrivate quasi a esaurirla, altre l'hanno iniziata da poco. Non dico che tutti siano nella stessa situazione, ma sicuramente la gran parte dei pellettieri in questo momento non gode di ottima salute dal punto di vista degli ordinativi e quant'altro. Quindi siamo sempre speranzosi che a breve possa esserci una ripresa, ma al momento gli indicatori non ci danno grandi speranze neppure per l'inizio del 2025. Ecco, sentiamo un parere anche appunto da Monica Poli di Travertini e Pietri e anche proprio dalla Falegnameria Bertagna insieme appunto a Marina Bertagna. Il vostro appunto luogo in che situazione si trova, il vostro mestiere? Beh, sicuramente parlando di materiali lapidi, quindi di cave di estrazione, non è così banale andare appunto in cava di estrazione, levarsi la mattina anche in orari molto presto appunto, e andare appunto a scegliere materiali lapidei, quindi oltre a parte alla fatica, ma ci deve essere anche una grande esperienza e passione per questo lavoro così particolare, perché poi dopo dalla cava di estrazione si deve chiaramente controllare tutte le fasi e tutti i processi di lavorazione fino al prodotto finito. Quindi dal punto di vista della falegnameria? Beh, in realtà il nostro settore ha goduto degli ultimi anni veramente vantaggiosi, quindi non ha risentito di grossa crisi, anzi. Però succede naturalmente che gli artigiani non ce la fanno spesso a fare un cambio generazionale piuttosto che magari a reinventarsi con le nuove tecnologie. E a questo punto spesso succede che magari nel mio settore i falegnami si mettono insieme e questo dà una grande forza al settore. Oppure sì, effettivamente qualcuno non ce la fa. Sentiamo invece cosa ne pensa Paolo Fiorentini di Fidu Immobiliare, che torna a trovarci. È sempre un piacere averti qua, Tadà. Buonasera, Sandra, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, diciamo che il mondo dell'immobiliare se gira e se produce
vendite e acquisti, si traina dietro un mondo molto vasto. Quello che stiamo cercando di fare noi è appunto trovare collaboratori, collaborazioni con aziende come appunto Monica e Marina, che sono l'eccellenza nel loro settore in Toscana, per, sicuramente, e offrire come, sull'immobiliare anche questo servizio in più, alla fine. In più, perché ristrutturando, chi ha bisogno di ristrutturare sicuramente ha bisogno dei loro materiali. Pertanto ben venga la collaborazione di aziende per tenere il mercato e tenere il Made in Italy molto alto. Ecco, a proposito di Made in Italy, visto che comunque voi, possiamo dire, avete un po' un legame anche con Dubai, Firenze-Dubai, il mercato italiano, soprattutto l'artigianato toscano a Dubai, come è visto? Allora, diciamo che il Made in Italy è gradito ovunque nel mondo. Sicuramente negli Emirati, forse ancora di più che altri paesi, ci sono delle difficoltà di logistica e di anche strutture di immobili che sono diverse dalle nostre. Però una bella cucina fatta con un piano di travertino, o piuttosto che una bella porta fatta all'artigianalmente, piace tantissimo. E loro sono alla ricerca, insomma, queste persone che hanno ovviamente posizioni alte e economicamente sono sempre alla ricerca del Made in Italy e della qualità e della unicità dell'oggetto che possiamo offrire noi da italiani e da artigiani, sicuramente. Infatti proprio la peculiarità del mondo dell'artigianato è quello proprio della personalizzazione, sia dal punto di vista dei pellami, della falegnameria, ma non solo, anche proprio del marmo e anche dell'oro proprio. Dal punto di vista invece dei pellettieri, appunto, voi fate anche materiale personalizzato, quindi piccole pelletterie personalizzate? Sì, noi lavoriamo prevalentemente per i grandi, cioè per i brand migliori del mercato, in particolar modo di uno. Diciamo, il nostro settore è legato particolarmente alle grandi firme e quindi per noi sono sicuramente un elemento fondamentale, diciamo, per la nostra sopravvivenza, anche perché il nostro settore non è più in grado di poter portare, diciamo, dei prodotti a basso costo nelle nostre vetrine, perché ci sono prodotti che arrivano dall'estero con costi relativamente stracciati. Quindi noi lavoriamo particolarmente per le grandi firme perché ci dobbiamo contraddistinguere con la qualità e dare il meglio di noi stessi per quanto riguarda, diciamo, quello che facciamo. A livello di lavorazione ci sono stati dei cambiamenti? Il nostro parlo lavoro, proprio dall'apertura ad oggi. Il nostro lavoro è cambiato tantissimo nello sviluppo, diciamo, delle lavorazioni. Se io faccio, diciamo, mi guardo indietro a quando ho iniziato a oggi, c'è stata un'evoluzione impressionante. Oggigiorno tante fasi di lavoro sono, diciamo, assistite da delle macchine che non sostituiscono la manualità delle persone, ma migliorano i tempi di realizzo, cioè vanno a, diciamo, a semplificare le fasi in maniera tale che un prodotto che si poteva fare prima in un'ora, ora dobbiamo riuscire a farlo in tempi relativamente più brevi. E quindi, diciamo, la tecnologia, l'informatica, macchine tecnologiche ci aiutano nel portare anche un prodotto migliore, fatto diciamo, con più cura, perché non sempre la tecnologia rende le cose, peggiori, assolutamente, insomma, più brutte in qualche modo. No, anzi, assolutamente è un abbinamento per produrre anche più prodotti in minor tempo, più prodotti in minor sempre. Tempo, ma pur sempre garantendo l'alta qualità che questi prodotti li contraddistinguono. Quindi voi siete proprio alla seconda generazione, perché è entrato tuo figlio all'interno dell'azienda.
Sì, sì, dal 2019 ho inserito mio figlio, con grande passione, diciamo, ha recepito questa, ha fatto lui questa scelta di entrare, diciamo, nel mondo della pelletteria, e ricalcare, diciamo, le orme di famiglia, e questo, diciamo, ci dà la forza e lo spirito di guardare al domani con ottimismo e sempre cercando di migliorarsi per riuscire a proporre la nostra azienda anche un domani in futuro, insomma. Anche alla seconda generazione è arrivata la falegnameria a Bertagna proprio. Praticamente io e i miei fratelli siamo in la seconda generazione, proprio quest'anno abbiamo festeggiato i 51 anni della nostra azienda. Anche noi, come il suo settore, ci accomuniamo al fatto che ci siamo dovuti e voluti evolvere, quindi le macchine ci aiutano. Noi ci piace definirci artigiani 4.0 perché abbiamo utilizzato appunto l'innovazione che queste macchine ci possono dare per poter uscire fuori con un prodotto sempre personalizzato, quindi siamo sempre artigiani, riusciamo sempre ad accontentare il cliente in quello che possono essere esigenze estetiche piuttosto che personalizzazioni di altro genere, anche imposte magari da una sovrintendenza piuttosto che da beni culturali, però con un prodotto di alta qualità che alle volte, specie sull'infisso, un infisso fatto a mano non è qualitativamente migliore. Un infisso fatto con un macchinario molto preciso, con zero margine di errore, è migliore. Ecco, e questo vi permette anche di poter, come dicevi prima, personalizzare anche eventualmente proprio per l'arredamento di immobili. Infatti c'è una grande collaborazione con Fido Immobiliare. Esatto, sì, sì, assolutamente. È la nostra forza offrire questi servizi e offrire queste aziende al nostro fianco, che chi compra spesso ristruttura e ha bisogno di un supporto importante e di artigiani qualificati, perciò andate a collaborare, provateci, per personalizzare, anche perché spieghiamo un po' la differenza a livello proprio anche di durata e di personalizzazione tra magari una porta in legno o una porta in PVC. Che ora se ne sente molto parlare di PVC. Allora, premesso che comunque sia la clientela di Paolo è una clientela di alto livello, è una clientela che non vuole una cosa standard, non vuole costruirsi un ambiente che sia un appartamento di lusso. Vuole l'unicità, diciamola così, sì, e proprio la ricercatezza anche in tutti i dettagli, che solo un artigiano in questo caso può realizzarli. E anche certi materiali, perché il PVC non è impossibile da personalizzare, l'alluminio idem, quindi la personalizzazione la puoi ottenere solo con determinati materiali, quindi con il legno riesci veramente a riprodurre disegni piuttosto che negli scuretti interni riprendere quello che è un portone di famiglia, quindi gli stemmi piuttosto che le cornici antiche eccetera, riesci a farlo e quindi accontenti un cliente esigente ma anche un cliente semplicemente che vuole un prodotto unico. Un prodotto unico ma anche duraturo nel tempo alla fine. Certo, perché comunque sia nel legno c'è la possibilità, come dico sempre io, di poterla fare la manutenzione, non che sia obbligatoria, però se qualora succede, dico sempre, il cane che ti sgraffia un portone, nel PVC non hai margine di poter recuperarlo, di risolvere la situazione e di recuperarlo. Nel legno sì, nel legno si recuperano infissi che hanno 100 anni, perché hanno veramente un valore e quindi conviene farlo. E qua poi abbiamo proprio una filiera già dentro Tada, perché una volta fatto la cucina abbiamo anche la scelta proprio del piano, per esempio, di appoggio o del rivestimento delle pareti, e andiamo direttamente appunto a selezionare anche il marmo e il travertino insieme proprio a Monica Poli. Tra l'altro azienda, possiamo dire, da 95 anni. Eh sì. Quindi quasi veramente. Esatto, dal 1927 un'azienda dal nonno di famiglia. Un secolo, possiamo dire, alla fine. 95, siamo vicinissimi. Esatto, che andava appunto a portare i blocchi di marmo non solo a livello appunto regionale, ma a livello nazionale, anche in tutto il mondo.
E da qua abbiamo proseguito fino al giorno d'oggi, non solamente appunto con il commercio di questi blocchi di marmo o lastre, ma proprio fino al prodotto finito. Infatti, come dicevo prima, seguiamo tutta la lavorazione, quindi non solo dalla ricerca appunto in cava di estrazione, ma proprio dal progetto che viene commissionato dall'architetto, dal costruttore, dal progettista, andiamo direttamente a scegliere il materiale e ne seguiamo tutte le lavorazioni, perché pensiamo che non è una semplice lastra, a seconda di come viene tagliata la lastra in modo verticale, quindi in falda o controfalda, viene fuori tanti tipi di lavorazione, quindi un design molto unico e particolare. Ecco, qua vediamo tantissimi tipi di marmo in questo Esatto, caso. Qui siamo appunto in uno dei tanti magazzini dove in questo caso c'è marmo ma anche onice, perché abbiamo collaborazioni anche il Pakistan, appunto da dove viene l'onice, che si utilizza molto anche soprattutto per le pareti retroilluminate, quindi la particolarità di questo materiale lapideo è la bellezza poi che viene fuori nel creare una luce, e attraverso appunto il materiale viene completamente fuori, e quindi qualsiasi cosa poi che viene messo davanti, tipo un lavabo o appunto anche nell'hôtellerie, voi pensate anche alla semplice boiserie, si può impreziosire anche un piccolo oggetto. Qui si come vede per appunto, esempio appunto qua esatto, vediamo. La cosa esatto. fantastica è che questi clienti, volevo precisare, che si affacciano al mondo dell'Italia e trovano questi oggetti, se ne innamorano in un modo incredibile, e poi il lavoro si sviluppa da solo, perché c'è il passaparola, perché vedere la natura che fa quegli oggetti e l'uomo mette poi mano, ovviamente nella pelletteria è la stessa cosa, certo. O negli infissi. La differenza si nota. Si nota, però ecco, con quella grande difficoltà di lavorare questi materiali pesanti o morbidi, magari nel caso del legno, ma con tutte le sue lavorazioni e esperienza si riescano a fare delle cose che negli altri paesi apprezzano tantissimo. E questo è il vero valore aggiunto che l'Italia ha e che noi riusciamo a fare. Ecco, l'artigianato anche poi a livello poi di aziende importanti con diversi dipendenti, fatturati anche notevoli, che sono, è un, quasi un sminuire dire artigianato sotto il profilo di grandezza dell'azienda, sono richiestissimi, perché non li hanno, e noi invece li abbiamo in casa, i nostri professionisti, e i materiali anche, perché poi in questo le cave caso il marmo sono proprio nelle esatto. zone. E quali sono le zone delle cave? Beh, se si pensa al travertino, le abbiamo in casa, quindi tutta la parte di Rapolano, Siena, quindi terra toscana, ugualmente, anche se si pensa il alle Apuane, quindi marmo di Carrara e quant'altro. Giochiamo in casa. Giochiamo esatto. in casa. E a volte giocando in casa ce li facciamo scappare, esatto. anche Vero. Questi mestieri. Oh, sì. Esatto. E uno è sempre alla ricerca costante di materiali, che poi alla fine non è vero che un materiale artigianale è più costoso di un altro materiale. Anzi, diciamo, possiamo risparmiare a 360 gradi. Spieghiamo un po' anche le motivazioni. Magari parliamone un po' insieme al pellet, insomma, a tutti voi qua del teatro. Beh, partiamo sicuramente dalle... andando direttamente alla fonte, in questo caso appunto a scegliere il materiale direttamente in cava, possiamo saltare tutti quelli che sono i passaggi, perché la scelta è diretta. Quindi noi scegliamo che la prima scelta la facciamo noi. Quindi quando uno pensa di andare a comprare un materiale lapideo in altri posti, chiaramente sono materiali che noi abbiamo precedentemente scartato dalla cava. Un rincaro. Quindi si saltano tanti passaggi seguendo appunto le lavorazioni fino al prodotto finito e fino al montaggio, anche perché un materiale lapideo naturale non si monta mai come un materiale che non è naturale, quindi in questo caso grass e quant'altro. Quindi sono due mondi completamente diversi. Nel nostro settore, andando sì, naturalmente direttamente alla fonte, si compra il materiale, si compra veramente
quello che si vuole, quindi un legno più prezioso rispetto a un altro, e non si compra un brand, perché spesso nella grande distribuzione, piuttosto che comunque sia nella parte, diciamo, commerciale degli arredi, piuttosto che degli infissi, si compra un brand. Spesso ci ritroviamo davanti a cucine costosissime che vanno anche oltre i 30.000 euro, 50.000 euro per veramente pochi pezzi, ma il materiale non c'è. C'è il nome, c'è la firma. Esatto. Ma il bruciolato magari troviamo all'interno di uno sportello. No, l'hai detto lì, proprio... diciamo, ecco, l'hai detto, il giorno e ho siamo comprato. Siamo lontani da quei prodotti. E poi dopo si dice come mai... la cerniera non dura abbastanza perché hai comprato un nome, non hai comprato purtroppo del materiale. O come mai un portafoglio in finta pelle dopo un anno è da buttare e invece in pelle dura una vita. Allora nel nostro caso è diverso perché ovviamente la scelta dei materiali non la facciamo noi, ma la fanno le grandi firme. Mi sento di dire che diciamo nei materiali è cambiato un po' il modo di come li fanno, cioè vale a dire viene guardato molto più l'aspetto ecologico, nella concia non viene più usato metalli pesanti o quantomeno viene privilegiato i materiali privi di metalli pesanti. Mentre per quanto riguarda gli accessori che poi fanno da corredo a queste pelli che poi vanno a contraddistinguere il marchio, è ovvio che per le grandi firme è importante che questi accessori diano garanzia di durata e di solidità, perché di riflesso ne avrebbero un'immagine, diciamo, opposta a quello certo. Che loro vogliono dare. Quindi in quel caso noi si nota che la qualità viene molto curata nell'accessorio nei e nella pelle stessa che viene scelto. E nella durata del tempo. Poi che è un investimento anche quello. L'eccezione può non confermare la regola, il difetto ci può stare, certo. Però comunque sia questi prodotti vengono garantiti da delle garanzie che logicamente i marchi stessi danno ad ogni consumatore. Abbiamo una domanda dai nostri telespettatori, leggiamola insieme. Con tutta questa nuova tecnologia che tende a rendere tutto standard, in che modo siete riusciti a mantenere l'artigianalità nei vostri produttori, Arturo da Pontedera? Nei vostri prodotti, scusate. Beh, per quello che mi riguarda me è proprio l'incontrario, cioè nel senso la tecnologia ci ha aiutato ancora di più a personalizzare, quindi l'artigianalità va di pari passo con la tecnologia. La tecnologia ci aiuta a fare cose che manualmente non sarebbero più possibili fare, un po' per il tempo, come diceva il nostro Moreno. E un po' anche proprio perché si è persa il cambio generazionale, quindi non abbiamo perso niente. Bisogna fare degli investimenti importanti, sì, bisogna fare degli investimenti importanti come artigiani, e spesso non tutti riescono a farlo. Però si unisce proprio questo, si personalizzano tutto quello che vuole un cliente con una tecnologia. Quindi si ottiene un infisso personalizzato come vuole una sovrintendenza, perché risale al 1800, ma con le tecnologie moderne, senza i dipendenti che si possano far male, senza situazioni, diciamo, che non potresti comunque sia portare avanti. Quindi, ma soprattutto produrre in minor tempo. Anche perché quindi essere competitivi. Siamo in un mondo dove la velocità tra un po' va quella della luce. Comunque quindi... tutto parte sempre dal misurare lo spazio della finestra e poi fare la finestra su misura. Certo. Stesso certo. Per la cucina o per il pavimento, le piastrelle, che viene tutto poi calibrato a mano, cioè parte sempre tutto dalla manualità. E come dicevamo prima, telecamere spente, da voi le modifiche non apportano alla fine una differenza no. di prezzo. Fare 2 centimetri più o meno un piano da cucina non cambia niente. Se noi invece andiamo da non artigiani o comunque utilizziamo materiale non artigianale, a quel punto, non lavorando dalla base, quindi dal prodotto madre, certo. È tutto più un rincaro, tutto questo mondo. E comunque sia le persone servono, cioè vorrei tranquillizzare anche chi ci guarda da casa.
le persone servono, perché le macchine, non, anche se possono non essere presidiate, hanno bisogno di tanta programmazione, hanno bisogno di ragazzi giovani che hanno voglia di smanettare con i computer, con i software, che ce ne sono veramente tantissimi. E le persone servono comunque sia per fare tutto quello che sta anche dietro, perché un imprenditore come Paolo, che ha un immobile di un certo pregio, non può stare dietro a varie dinamiche. Quindi un'azienda come la nostra gli dà un prodotto finito dall'inizio alla fine, da quello che è un rilievo misuro, da quello che è un, diciamo, un rapporto sul cantiere al finale per il cliente. Quindi una filiera di artigianati, di artigianale soprattutto. Sì. Ma a proposito di filiera e a proposito di artigianalità, io mi trasferirei qua dal sindaco di Impruneta, Riccardo Lazzerini, anche perché l'Impruneta possiamo dire che è la terra dove l'artigianalità è sempre esistita, grazie appunto al cotto, ma non solo, avete tantissimi appunto progetti antichi anche. Sì, allora io ascoltavo con attenzione gli ospiti che mi hanno preceduto, e è anche difficile aggiungere qualcosa, perché facendo un incrocio fra esperienze personali di vita, che nella vita reale sarei uno scenografo, per cui sarei un artigiano a tutti gli effetti, e essendo nato, vissuto ad Impruneta, conosco abbastanza bene quello che si può chiamare il settore dell'artigianato, e ho visto una grande resistenza. Ad Impruneta senz'altro sono riusciti, non è certo merito mio, a creare un prodotto di altissima qualità, di nicchia, che però ha visto, come dire, la resistenza del settore artigianale. La parte industriale legata alla terracotta vuoi anche un passaggio sfavorevole della moda, perché designer e architetti non consigliano più il cotto, ormai lo dipingono tutto, lo verniciano proprio direttamente, cosa che richiama anche momenti bui del dopoguerra, dove si cercava un po' di dimenticare quello che era il passato, un passato abbastanza nefasto, appunto, perché c'è stato un passaggio tremendo dato appunto dalla guerra, e quindi si cancellava la memoria e in automatico si verniciava di bianco la terracotta. Oggi purtroppo questo è tornato come moda, e questa cosa qui ha influito in modo molto negativo nel settore della terracotta in generale. Devo dire però che tutto quello che rimane come manufatto artistico ancora resiste, di grande pregio, è ricercato, però è un prodotto che definirei di nicchia, e Impruneta è la nicchia della nicchia, diciamo, è come dire la limousine, se vogliamo, della terracotta. Quindi comunque a livello artistico la terracotta ancora è di tendenza? Sì, allora, come artigianato artistico sì, se poi facciamo un riferimento nell'arte generale, devo dire che alcuni artisti si sono cimentati con la terracotta, ma non la vedo, ecco, sinceramente, non lo vedo assolutamente un materiale che ora va per la maggiore neanche in quel settore lì, ecco. Cioè, lo dico con molta onestà. Certo, è un comparto, come dicevo prima, piuttosto ristretto, noi contiamo 53-54 addetti nel settore della terracotta dell'Impruneta, indubbiamente sono tutti bravissimi maestri artigiani, e riprendendo alcuni passaggi che ho sentito poc'anzi, devo dire, ecco, sottolineo che è un lavoro nel quale ci vuole una grandissima passione, tanta dedizione, perché è un lavoro faticoso. È vero. Cioè, si lavora a contatto con la terra, quindi con l'umidità, va bene, tutto l'anno, ovviamente d'estate è caldissimo, d'inverno è freddissimo, questo è, per cui tanta dedizione, tanta passione, indubbiamente però, ecco, qui si sostituisce male il lavoro con le macchine. Con le macchine, tutto più manuale, appunto, molto con la manuale. Terracotta. Ecco, io vorrei chiedere a Paolo Fiorentini se appunto nei vostri arredi avete del materiale da terracotta. Noi abbiamo richieste del prodotto, anche quello anche all'estero piace, perché ovviamente la zona che abbiamo appena nominato con il sindaco è una delle più famose a livello mondiale, pertanto sicuramente conoscono il nome e sono attratti da questa cosa.
ad oggi piace molto, devo dire, anche appunto il prodotto proprio di travertino, di questi marmi e questi rivestimenti nei bagni fino al soffitto, questi pavimenti molto luminosi, lucidi anche, no? Che poi sia travertino o marmo o gresse, diciamo, è questo. Certo. Quel paese là, diciamo gli Emirati, è un po' tendente al moderno, questo sicuramente. Però lo stanno scoprendo e noi ovviamente abbiamo già avuto il nostro periodo del cotto dell'Impruneta, e però sta tornando anche da noi sicuramente la ricerca e anche il mantenimento dei pavimenti che ancora oggi sono lì, magari un po' maltrattati, lavorati dagli artigiani che li rivalutano e li rimettono diciamo anche a lucido. Anche perché il cotto come materiale alla fine è eterno, dobbiamo trattarlo, possiamo pulirlo, però anche dopo tanti anni alla fine torna tale quale, esatto. Cosa che se compriamo gres o altro materiale, esatto, usa e getta, possiamo dire, comodo ma usa e getta. Sì, sì, questo poi il cotto dell'Impruneta è particolarmente famoso proprio per queste qualità organolettiche, per cui cioè, contiene molto ferro e quindi è indubbiamente indistruttibile, insomma, questo è evidente. E lei è proprio un simbolo anche sulla giacca, questo oggetto che va a dimostrare. Non dico in affatto per non fare pubblicità, però è un piccolo oggetto di terracotta, tra l'altro realizzato con una ricerca particolare, in modo tale che sia un oggetto leggero ma resistente. Con questo sistema vengono realizzate una serie di oggettistiche, perché c'è anche chi appunto fa ricerca in merito e cerca anche di trovare nuove soluzioni, nuove strade, per questo un po' di vitalità indubbiamente c'è in merito al settore della terracotta. Poi l'Impruneta non è solamente famosa per la terracotta ma anche per la vostra festa dell'uva, famosissima, terminata proprio possiamo dire qualche settimana che fa, che avete mandato in diretta. Siamo nel posto giusto, speriamo che questo rapporto continui. Sì, certo, allora la festa dell'uva è un elemento di artigianato, nasce nel 28 perché sotto ovviamente un regime fascista, diciamola tutta come sta la cosa, però erano gli artigiani del luogo che realizzavano nel centro della piazza un oggetto che era un oggetto gigante, ma era un oggetto artigianale a tutti gli effetti. Poi la festa dell'uva si è trasformata, naturalmente ha preso tutta una serie di strade, per fortuna è diventato più una cosa teatrale, però chi realizza il vestito, chi realizza una scultura, chi realizza qualsiasi cosa lo fa come utilizzando le mani, quindi cioè, alla fine da lì si può imparare, c'è chi, uno sono io ovviamente, chi... Anche perché non è solamente sindaco, ma è proprio lei stesso artigiano. Sì, io nella vita reale sono uno scenografo, sono uno scultore di scenografia, per cui ho imparato proprio all'interno, nel contesto della festa dell'uva, e così come me c'è chi ha imparato a ballare, chi ha imparato qualcosa di meccanica, a diventare un artigiano, insomma basta guardare un'immagine, cioè non è ecco così scontato, però devo dire che ad Impruneta c'è un po' questa cultura, la manualità per fortuna c'è, resiste, esiste, andrebbe un attimino tradotta poi nella vita lavorativa e dare una spinta ulteriore perché appunto diventi il mestiere tutti i giorni. Quindi insomma la festa dell'uva serve anche a portare in alto l'artigianato, come adesso andremo a parlare di un altro mestiere molto importante, antico, ovvero quello dell'orafo, quindi mi trasferisco di là. Eccomi arrivata, siamo in compagnia di Marco Conti, appunto un orafo, lo possiamo vedere e capire anche da tutti gli strumenti che ci hai portato oggi. Innanzitutto benvenuto qua a Tada. Grazie mille dell'ospitalità. Ecco, prima appunto nel teatro abbiamo parlato un po' della crisi del mondo anche artigianato, dell'artigianato. Lei nel suo settore ha avuto questa crisi? Allora, diciamo che la crisi attualmente un pochino si sente perché nel costo del metallo, che si è alzato moltissimo in questo periodo, ha inciso notevolmente
siamo al massimo del prezzo dell'oro e quasi dell'argento, più il contesto della moda, che molti di noi lavorano con la moda, in questo momento se ne risente un pochino. Io personalmente sono un caso a parte. Voi siete alla seconda generazione di questa attività, quindi com'è cambiata anche la manualità e in generale la tecnica di produrre un gioiello? Allora, è cambiato moltissimo perché diciamo che inizialmente il sistema lavorativo si faceva molte cose di massa, non si guardava tanto la rifinitura e si programmava a lunga gittata. Poi il mondo è cambiato perché i costi si sono alzati, abbiamo avuto concorrenza dall'estero per i costi, sicché abbiamo dovuto cercare pian piano la qualità, che secondo me è la cosa più importante. E via via anche la tecnologia aiuta molto a fare dei prodotti a un costo minore, perché aiuta un po' il discorso manuale. Ecco, per esempio, per realizzare questa collana, da cosa è partito? Ma allora, io faccio la lavorazione totalmente diversa. Non faccio produzione di quantità, ma mi sono portato a dare emozione a chi compra i miei gioielli. Io creo proprio l'opposto di quello che sta andando il mondo oggi. Il mondo sta andando con le stampanti 3D. Nel fast, quindi tutto nel veloce. Tutto veloce, tutto uguale, tanti soldati, tutti uguali. Io faccio totalmente opposto, creo un gioiello con la tecnica di cera persa, creo il gioiello lavorando la cera senza disegno e vado avanti alle mie emozioni. Queste sono le cose che faccio. La base quindi è il segreto è la creatività, avere proprio lo spirito creativo. Qua vediamo proprio alcune delle vostre cere, sì, che avete precedentemente appunto parlato. Eccole qua, sono tutte cere da cui poi avete appunto creato il gioiello direttamente, eccole qua. Abbiamo anche una domanda dai nostri telespettatori. Leggiamola insieme. Buonasera, con la velocità a cui si evolve la società, per un artigiano quanto è difficile adesso rimanere al passo con le richieste del cliente? Roberto da Buggiano. Ma i clienti domandano di tutto e il passo è molto semplice. Se le mani vanno e riesci a capire quello che vuole il cliente, riesce a costruire, perché anche nell'antichità gli etruschi facevano gioielli e i gioielli si possono fare anche a mano, non solamente con le macchine. E il gioiello fatto a mano si vede la differenza, i piccoli particolari, le piccole imperfezioni sono un segno di qualità, di un pregio. Si contraddistingue alla fine dalla massa, anche proprio il difetto. Non solo creazioni, ma eventualmente anche riparazioni di gioielli già esistenti. Ma capita sempre più spesso che la gente, alcuni vogliono nei momenti anche di crisi aggiustare, trovare un gioiello, rimetterlo al nuovo, modificarlo. E non essendo che c'è sempre meno manodopera, capita sempre più spesso di creare o aggiustare dei gioielli, anche vecchi gioielli. E qua abbiamo proprio anche l'imbarazzo della scelta, perché insieme a lei possiamo anche progettare magari un anello, una collana, magari una fede, qualsiasi cosa. La bellezza è proprio questo, che il cliente chiede e insieme si può creare un gioiello. Addirittura io faccio anche dei workshop che insegno al cliente a crearsi il gioiello da solo. Certamente all'ultimo la mia mano ci passa, però... E in cosa consistono questi workshop? Semplicemente che io insegno a creare il gioiello, uno viene da me, vuole creare il gioiello, ha un'idea o non ha l'idea, gli do degli insegnamenti, lo metto a lavorare praticamente sulla cera e questo qui in poco tempo riesce un gioiello semplice, perché le cose sono di pari passo, crea un bel gioiello, dopo io con piccoli particolari rifinisco e uno può avere il gioiello fatto da sé. Quindi insomma in qualche modo vai ad aumentare la curiosità e l'interesse verso proprio i gioielli anche fatti a mano. Come materiali che utilizza? Ma i materiali io utilizzo maggiormente l'argento, però su richiesta oro, bronzo, materiali in base al cliente, quello che chiede nel momento, però l'argento diciamo che è il materiale che prediligo. Mentre per quanto riguarda queste strumentazioni, facci proprio entrare nel suo laboratorio in qualche modo.
Da cosa si parte? Ma diciamo che si parte che il seghetto per tagliare le lastre serve per piccoli particolari. Facciamolo proprio vedere, mettiamolo esatto. Senso. Anche leggermente più basso, ok, così. Poi in un banco da orafo non può mancare le lime. Praticamente qua. Le lime sono... Ah, lasciamoli magari qua, almeno forse la telecamera riesce a vederli meglio. Quindi questa è una lima. La lima. Eccola qua. Poi questo qui. Questo qui è un bulino per incidere praticamente. Abbiamo anche martellino che uso molto col tribulè che per battere gli anelli, battere tutto battuto a mano, le pinze per saldare, diciamo che sono degli strumenti e non per ultimo le pinze per aprire, chiudere, stringere, modificare in qualche modo anche la grandezza magari di un anello. Sì. Ecco, dopo torniamo a parlare perché sono veramente curiosa di scoprire tutto ciò che c'è dietro magari una collana come quelle che stiamo vedendo o un bracciale. Adesso però mi sposto nel centrale perché abbiamo un collegamento. Allora, abbiamo proprio un collegamento con la nostra Laura, perché comunque l'arte e l'artigianato alla fine creano solidarietà e rete sociale, come lo crea anche lo sport. E ora parliamo proprio di pugilato e disabilità come impegno sociale con la nostra Laura. Sì, buon pomeriggio Lucrezia, siamo qui al Boxing Club di Firenze con i ragazzi di Sipario, che sono ragazzi con disabilità intellettive che da oggi, insomma da un po' di tempo, possono anche fare sport, in particolare pugilato. Allora veniamo ai nostri ospiti con Marco Calvelli, che è il presidente di Sipario, se ci spiega come è nata questa iniziativa e come intendete proseguire. Bene, buon pomeriggio a tutti. È nata per l'esigenza di far fare anche movimento a questi ragazzi più che altro, e il pugilato è uno sport sano, uno sport dove si riconoscano i valori delle persone sia morali che fisiche, per cui ci è sembrato interessante sposare, grazie a Dado, il campione italiano, che anche lui ci ha dato la sua disponibilità per insegnargli quelle che sono le cose elementari di questo meraviglioso sport. Grazie. Parliamo con Leonardo, che è maestro di pugilato qui allo Sporting Club di Firenze. Cosa state insegnando a questi ragazzi e come sta andando? Sì, buon pomeriggio. Ma i ragazzi sono veramente molto bravi, molto attenti. Noi stiamo cercando di lavorare molto sulla postura, sugli appoggi e correggendo i vari movimenti. Quante lezioni avete fatto per ora? Questa è la seconda, infatti diciamo siamo solo all'inizio, però i ragazzi rispondono abbastanza bene, sono molto attenti e ci hanno voglia di migliorare. Come reagiscono questi ragazzi alla box? Sono entusiasti, immagino, di questa iniziativa? Entusiasti veramente, perché non se l'aspettavano che fosse così intrigante, diciamo, questo sport. Invece gli piace, e c'è da dire che non lo usano per fare, diciamo, appunti fra di loro, assolutamente, ma lo usano proprio come la disciplina vuole, cioè quello di avere una postura e dei movimenti corretti. Allora, per chi non conosce Sipario, spieghiamo un attimo cos'è questa associazione, quando è nata e di cosa vi occupate. L'associazione Sipario ormai è 20 anni che a Firenze vive e coordina e gestisce corsi di formazione per ragazzi con disabilità intellettiva, e ha dato origine a 3 cooperative sociali: una ai ragazzi di Sipario, il ristorante, una è Made in Sipario, che fa oggettisti ad arredamento, e una è Sipario TV, che è nata anche quella ormai tanti anni fa. Per cui diciamo siamo su ormai veterani in questo posto, e tantissime famiglie ancora ci chiedono di poter portare i ragazzi. Ora speriamo che, vedendoci grazie a RTV 38 presenti anche col pugilato, ci siano anche tanti ragazzi che vogliano fare questo sport.
C'è un appello che vuole fare anche in relazione a tutti coloro che ci stanno guardando? Ma l'appello è quello di essere sempre più vicini a questi ragazzi, perché sono ragazzi eccezionali, e poi ci si accorge che stando con loro si migliora anche noi, per cui come medicina posso dire stiamogli vicino. Grazie, allora lasciamo questi ragazzi alla loro lezione di pugilato che durerà 40 minuti e la linea per il momento può tornare a voi. Grazie. Grazie insomma Laura e ai tuoi ospiti, una grandissima iniziativa, quindi un grandissimo progetto. Ma adesso noi andiamo avanti perché sono curiosa di vedere chi c'è oggi in cucina. Il nostro chef Paolo Daghini. Buonasera a tutti, buonasera Lucrezia e... ragazzi, che strumentazioni curiose questa sera. Anch'io sono un artigiano, io lavoro, diciamo, sono alla base dell'artigianato. Il primo lavoro è stato nutrirsi e quindi stasera sono il vero artigiano, mi dispiace per tutti voi. No, sto scherzando, naturalmente, anzi, sono contento, manco da un mese. E infatti è sempre un piacere ritrovarti qua. Una ricettina interessante stasera grazie alla mia amica Stefania Tognetti che mi ha mandato dei filetti, lo dico anche in rima, quindi sono anche poeta. Filetti, eh? Stasera non mi ferma nessuno. Quindi allora ti lascio intanto lucidare i coltelli che ci serviranno dopo, quindi lo scopriremo dalle 19 all'interno della cucina, ma adesso pubblicità e poi torna. Ta-da.